Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Hitman Sniper. Ragazzi, ho giocato Hitman Sniper su Hitman 2 da 360 da Xbox One. E ho deciso di portarvelo anche mobile. Signori, questo sarà un giocone, già me lo sento. Se le meccaniche di gioco sono simili a Hitman Sniper, quello per le console, sarà davvero un giocone. Allora, per la prima missione dobbiamo eliminare Vincent Krug e ottenere 175 punti. Io mi sono concesso di prendermi qualche arma in più prima di iniziare. Questa qua sembra venire da Just Cause, ma invece no. Allora, direi di iniziare con... no, un'arma di base. Il Narcissus mi piace parecchio come arma, ma potremmo provare Erebus. Quindi, signori, partiamo! Ok, signori, siamo in missione. Il nostro obiettivo è questo bellissimo uomo qui. E questa è la mappa, praticamente. Ne siamo agente 47, il pelatone di turno. E spaccheremo tutti. Cioè, almeno spero. Allora, signori, la mappa è molto grande. Ci può stare come mappa. E... no, ti prego, non ti mettere lì. Tentazione! Dai, questa la dovevo fare per forza, diciamocelo. Allora, signori, dobbiamo uccidere il nostro bersaglio che si sta muovendo. E quel pallino rosso, io posso marcare gli altri bersagli. Questi qui che giocano sono bersagli secondari, che se uccidiamo ci darà qualche punto in più il gioco. E queste sono le guardie. Già, le guardie sono molto pericolose perché la minima cosa che vedono daranno l'allarme. Quindi io mi sono già fatto un giretto della mappa facendo un piccolo taglio. E ho notato che Diana ci parla. Diana sarebbe quella che dà il lavoro a 47, gli dice chi uccidere. E io ho nascosto quello perché l'ho sparato da sopra la canna e finito nel camino. Mi ha detto body inside, body hide, come cazzo ha detto. E ovvero che io l'ho nascosto. Quindi, signori, mi do un'altra occhiatina alla mappa e vi dico le tattiche che possiamo usare. Signori, c'è una guardia lì. Sapete cosa significa? Papum! Ciao, amico! Cadi giù? Ok, bravo! Ragazzi, vi svelo un segreto. 47 uccide tutti perché loro hanno i capelli. Guarda che capelluto questo tizio. Ha un cappello. Ah, è pelato. Ok, scusami tu. Ecco, guarda questo tizio che capellone. 47 si vuole vendicare di loro. Oddio, signori, ho appena notato una cosa. I balconi sono di vetro. C'è uno che cammina per qui e c'è uno là. Ma se io sparo a questo coso, intanto ricarichiamo. Ok, ecco, mi è incuriosito uno. Ah, due? Oh, raga! E se io sparo al balcone? Boom! I believe I can fly! Oh, che brutta fine. E penso che sia un incidente, no? È successo per caso. Briagone! Cosa fai? Briagone! Guarda questo, ti piace il vinello? Allora, signore, all'obiettivo dei punti ci siamo arrivati. Manca da uccidere... Fermi. No, tu non hai visto niente! No, tu non hai visto niente! Cadimi giù! Più giù! Più giù! Vabbè, non fa niente, non fa niente. Dobbiamo uccidere il nostro bersaglio. Ciò, fa stronzo! Ok, aspettate che ci mettiamo lì. Estrazione fra 6 secondi, perfetto. Mi sono un bersaglio secondario, direi di ucciderlo per qualche punticino. Oddio, non è morto! Cioppa! Ok, ci siamo riusciti, signori. Abbastanza facile come prima missione. Cioè, all'ultimo mi sono fatto scoprire, però abbiamo completato tutti gli obiettivi, quindi ci sta. Tra l'altro ci hanno dato anche una cassa. Ah, faranno... bella l'animazione. Ok. Che contiene? 19.000 monete. Ah, e basta. Oh, vaffancina, qualcosa in più me lo potevi dare, sto giargiana. Ok, questa missione già si presenta essere più difficile. Dobbiamo ottenere 390.000 punti nei primi 3 minuti e uccidere Basia Romanovsky. Mi sa tanto di russo, Romanovsky. Ti piace la vodka, Basia?
Ah, signori, c'è un fucile che sembra di Just Cause. Vedete? Just Cause, fucile risolutore. Ho già guardato le pubblicità. Raggiunto il livello 3, dobbiamo aggiungere un amico. Ci devo provare, mi intriga come fucile. Beh, io su Just Cause i fucili da cecchino sono proprio negato, Ok, signori, siamo pronti a uccidere la signora Romanovsky. Allora, capo della sicurezza. Ah, ok, eliminare per un punteggio bonus quello che è il capo della sicurezza. Ok, a posto. Ci darà la ricompensa, la missione è abbastanza difficile. Vediamo che riusciamo a fare. Allora, la carissima Romanovsky è lì. Noi ci dobbiamo muovere perché abbiamo 3 minuti. Là c'è una guardia. Vabbè, allora, vediamo che possiamo fare. Eccoti, cioppa! No, cadi. Oddio, io ho sparato sul pipino. Cadi, Georgiana! Vabbè, non vuole cadere, ok, rimane lì. T'ho abusato, Poi se ti scoprono ti sparo al cadavere. Allora, quello che cammina lì. Se c'è qualcuno, se non c'è nessuno, gli sparo. Cadi, ti prego! No! Cadi! No, devi cadere. Cadi! Cadi! Bravo, nessuno se ne accorgerà di quella macchia di sangue. Sì, sicuro. Signori, proviamo a fare una roba così. Sparo al generatore. Li va a controllare. Intanto io ricarico perché ho solo 3 colpi. Bravo, vai a controllare cosa è successo al generatore, il giargianello. Ok, abbiamo il via libera. Aspetta, in teoria posso sparare al computer per prendere punti. Esatto, portatile ho trovato 1600 punti. E io... Se passa... Ah, eccolo. Se sparo alla macchina... capo della polizia. Eccolo qui. Morte con l'incidente. Non sono stato io. Ecco qui. Nessuno mi darà la colpa a me, in teoria. Allora, carichiamo. Dobbiamo uccidere a quello perché ho sparato alla macchina. In teoria l'ho incuriosito. Quindi, torniamoci un po'. Ciao, amico. Bravo. Mantieni il fiato. 47... bella questa. Ehi, tu che fai lì vicino al tuo amico ciopato? Che fai? Oddio, è sospettoso. Si è accorto di me. Muori. Beh, in teoria è solo esplosa una caldaia da sola. Sì, assolutamente da sola. Ok, abbiamo di nuovo via libera. Abbiamo poco tempo per fare i punti che ci servono. Quindi direi di darci una mossa. Tu, cioppa, che mi dai qualche punto in più. Non troppi, però, vabbè, ci siamo capiti. Tu se cadi in acqua mi dà colpo nascosto? Sì, ma devi cadere in acqua. Cadi, coglione. Ok, finalmente siamo riusciti a raggiungere i 300.000 punti in 3 minuti. Quindi adesso ci manca da uccidere solamente la signora base a Romanovsky. Ora, basta insultarla perché sennò poi non va bene. Sparo al portatile con l'adesso in cazzo. Quindi lasciamolo stare, tanti punti li abbiamo già fatti. Signora Romanovsky, che piace... No, non andare dietro i muri, Georgiana. Ok, ferma. Così. E pataplum. Non ci credo. Come tu mai... Zitta. Tu non mi hai visto. Tu non sei della mia presenza. Ciopa. No, c'è un bisogno di prendere la fiamma. Guarda. Corri, chiattone, laggiù. Papara. Ciopa un pochettino di più. Para e spara. Cazzo, non mi sparava. Vuoi riferire qualcosa alla guardia? Io penso che la guardia farà capum. Ok, signori, estrazione completata, missione, ci siamo. Prendiamoci la ricompensa. Possiamo pure skippare l'animazione. 20.500 monete. Ok, ci siamo. Signori, se vi piace questa serie di Hitman, ditemelo nei commenti. Tranquilli che tutte le altre serie che portavo sul canale continueranno, con un po' di ritardo perché sto avendo problemi con le registrazioni, ma i video arriveranno sicuramente. Quindi signori, questo video si conclude qua. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!